Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici di TV Luna per quello che è l'appuntamento straordinario di questo lunedì per quanto riguarda il nostro Napoli, turno numero 26 per la squadra di Spalletti impegnata a Cagliari contro un ex Walter Mazzarri. Auguriamo a lui grandi fortune, ma dalla prossima partita della squadra isolana. Ben ritrovati da Michele Chianese, oggi indegno sostituto di Lucio Pierri, che ritroveremo sicuramente per il prossimo impegno europeo del Napoli per quanto riguarda il ritorno contro il Barcellona. Subito però ritrovo al mio fianco con immenso piacere Carlo Iacono. Ciao Carlo. Ciao Michele, buonasera a tutti gli amici a casa. Nella terra che in estate ci ammalia con i suoi azzurri c'è un pantone azzurro, quello del Napoli, che stasera vuole risplendere di tricolore perché nel fine settimana si è fermato l'Inter, caduto in casa contro il Sassuolo, è stato frenato il Milan dai cugini della Salernitana e anche l'Atalanta è caduta al Franchi, quindi questa partita stasera alla Sardegna Arena può decidere davvero la stagione per il Napoli e incanalarla verso lo scudetto. Esatto, vediamo già in sovraimpressione quelli che sono le due formazioni, quella del Cagliari e soprattutto quella del Napoli. Allora Carlo, andiamo subito a leggere quelli che sono gli 11 scelti da Spalletti e poi commentiamo la formazione del Napoli insieme al direttore Angelo Pompameo. Sì Michele, Spalletti decide di rinunciare a Fabian e Osimhen per precauzione e quindi lancia un nuovo modulo, un 3-4-2-1 che vede Ospina tra i pali, un terzetto difensivo formato da Rahmani, Koulibaly e Juan Jesus, sulla destra Di Lorenzo, a centrocampo Scala Zielinski insieme a Dembe, sulla sinistra Mario Rui. Dietro alla punta, che è Petagna, ci sono Elmas e Mertens. Andiamo a leggere però anche la formazione schierata da Mazzarri, perché c'è Cragno tra i pali, Goldaniga, Altare e Lovato che formano il tridente difensivo, Bellanova sulla out destro con Grassi, De Jola e Baselli a centrocampo, D'Alberto a sinistra e davanti troviamo Gaston Pereiro e João Pedro. E allora subito commentiamo gli 11 scelti da Spalletti così come gli 11 scelti da Mazzarri con il direttore Angelo Pompameo. Direttore, buon pomeriggio e ben ritrovato. Eccoci qua. Buonasera a tutti, ciao e ben ritrovati. Un caro abbraccio e un saluto a Lucio che sicuramente ci starà guardando. Carlo, hai detto che stasera si può decidere il futuro del Napoli. Io credo che dovremmo mettere le prossime quattro partite, perché anche facendo un risultato positivo a Cagliari, il futuro del Napoli a mio avviso si decide nelle prossime quattro. Si decide quello di Europa League giovedì, ma si decide poi a Roma con la Lazio e in casa con il Milan, che sono forse gli ultimi impegni ostici, fermo restando la trasferta di Bergamo per gli azzurri. Per cui dobbiamo riflettere, le prime sei in campionato hanno tutte frenato, nessuno ha vinto. Non so da quanti anni non capitava un evento del genere, Lucio, scusami Carlo. E adesso c'è il Napoli che si infila fra queste sette, insomma non vorrei che questa sera insomma non si riuscisse a battere il Cagliari. Ho visto una formazione nuova, un modulo nuovo. Però il Napoli ce l'ha nelle corde di poter battere questa formazione che comunque nel 2022, pensate, è la formazione che ha fatto tantissimi punti in campionato. Credo forse più di tutti addirittura, mi pare di aver letto, Carlo. Sì, direttore, più di tutti perché il Napoli ha fatto 4 vittorie e 2 pareggi, soltanto la Juve ha fatto quasi bene lo stesso perché con 3 vittorie e 3 pareggi è l'unica squadra imbattuta insieme agli azzurri in questo 2022. Poi c'è il Cagliari, pensa che ha perso una sola partita contro la Roma, quindi è in risalita. Io ti voglio chiedere, abbiamo visto un Inter che ha scoperto tutti i suoi limiti di colpo, un Milan che continua a manifestare una discontinuità e un Atalanta che cade di giornata in giornata. Ti chiedo, il Napoli delle squadre che sono lì in vetta è forse quella più equilibrata e più in forma in questo momento? Carlo, ieri facevo una riflessione da solo, no? Sai, a volte resti a casa, pensi, e pensavo che non ricordo una squadra che abbia quest'anno messo sotto il Napoli. Non ricordo una squadra che ha messo sotto il Napoli, non ricordo una formazione che ha, diciamo così, annientato gli azzurri. Diciamo che durante qualche tempo, magari per 20 minuti, c'è stato un po' di sofferenza, ma non più. Non riesco a ricordare una partita. Allora mi chiedo,
Se l'Inter parecchie volte ha vinto al 90esimo, magari sfruttando l'ultima azione anche in casa, spesso domenica per esempio ha perso, però molto spesso recuperava questi risultati, ecco, il Napoli non è mai stato, anche nelle gare con l'Empoli e con lo Spezia, ma le ha stradominate, non ha contesto niente agli avversari. E quindi riflettevo su questo, il Napoli è veramente una squadra molto forte che non fa giocare bene gli avversari, che con il palleggio riesce a trattenere il pallone molto bene e quindi fa correre a vuoto gli avversari. Ecco, questo dovrebbe essere il gioco da mettere in campo anche oggi, il solito palleggio, per poi provare a colpire con diciamo, i giocatori di qualità che ha. Attenzione alle ripartenze del Cagliari, però ripeto, il Cagliari è terz'ultimo in classifica, il Napoli è terzo in campionato, può arrivare al primo posto. Stasera credo che bisognerà veramente essere concentrati, fare gol e giocarsi la partita. L'importante sarà, Carlo, sbloccare questa partita. Se il Napoli va in vantaggio non lo prendono più. Direttore, Napoli che è orfano oggi momentaneamente perché siete in panchina, Victor Osimhen, scelta tattica per preservarlo in virtù dell'impegno di giovedì o per dare spazio anche a quelli che giocano di meno contro una squadra, come dicevi giustamente tu, che è terz'ultima in classifica? La scelta di Petagna fa capire anche di voler mettere un po' di fisicità in attacco del Napoli. Petagna resta un calciatore che comunque queste partite sporche, no? Queste partite dove si un rimpallo, una cosa, sta a decidere di testa, è un giocatore, diciamo, che ha navigato di area di rigore, potrebbe far bene. Chiaramente poi il Napoli c'ha la carta Osimhen da giocarsi, c'ha la carta Mertens, c'ha la carta da Fabian Ruiz, insomma può sicuramente svoltare con i cambi. Però credo che anche questa volta Spalletti abbia capito la situazione e abbia capito che forse ci vuole uno sfondatore, ecco, per questa partita in attacco, e ha scelto Petagna, e secondo me ha fatto bene, anche perché è un'occasione per Petagna per dimostrare ancora sempre il suo valore, per dimostrare anche di essere sempre un calciatore. Qualcuno dice che non è da Napoli, qualcuno dice di sì, dipende se segna. Se segna è un calciatore da Napoli per tanti, se non segna è un brocco, deve andare via, ma questa è una storia vecchia. Credo invece che sia l'occasione anche per provare Elmas che viene da due gare alterne, la prima meglio, la prima peggio, la seconda meglio, però non è ancora l'Elmas che conosciamo, ha avuto un calo, dovrà dimostrare anche oggi di essere da Napoli. Direttore, prima di chiudere, qualcuno ha parlato di modulo inedito, questo con la difesa a tre, però possiamo dire che abbiamo fatto le prove tecniche proprio col Barcellona, però questa volta ci sarà un esterno di ruolo che è Mario Rui e non Insigne. Sì, diciamo che le prove tecniche le abbiamo fatte col Barcellona, vabbè, ma col Barcellona c'era poco da provare, questi ti ammazzavano sulle fasce con Pedro e insomma e Traoré, veramente pazzeschi. Però il Napoli comunque non gioca sempre contro il Barcellona, il Cagliari non è il Barcellona, e quindi questa piccola spregiudicatezza, ecco, di Spalletti, che ha capito, a mio avviso, che è venuto il momento di osare e di provare. E quindi tre persone in difesa per un Cagliari che in modo offensivo, diciamo, è abbastanza prevedibile, secondo me ha voluto mettere un uomo in più a centrocampo e non ha sbagliato. Direttore, grazie e ovviamente forza Napoli. Grazie a voi, in bocca al lupo. Il nostro appuntamento, lo dico, è domani alle 19, poi alle 21, alle 23, insomma domani una grande serata di calcio, di analisi alla partita di oggi. Intanto a voi buon lavoro. Grazie. Te, direttore, ciao. Grazie al direttore Angelo Pompameo. Il direttore diceva, Carlo, Spalletti ha scelto diciamo uno sfondatore, un bulldozer. Noi ce l'abbiamo qui con noi, uno sfondatore, quindi lo vado subito a presentare con immenso piacere. Ritroviamo lo sfondatore di Lunazzurra Stadio, Danilo Coppola. Ciao Danilo. Buonasera a tutti. Sì, è uno sfondatore, ma non lo devi dire a me, lo devi dire a chi gioca in attacco nel Napoli oggi. Perché mai come oggi questa partita è proprio il campionato è nelle mani del Napoli. Oramai siamo arrivati a un punto tale che il Napoli è padrone del proprio destino, non fa differenza chi gioca e chi non gioca, fa differenza la mentalità e chi gioca. Sono molto contento che giochi Mertens, perché credo che Mertens sia la persona che insieme a Koulibaly può prendere le redini in mano della squadra.
Qualcuno dice ma il Cagliari è facile, il Cagliari è difficile, il Napoli è forte, basta, decide il Napoli quello che vuole fare. Nei primi 5-6 minuti possiamo capire le intenzioni della squadra, però io dopo aver visto il Napoli, dopo aver visto quello che ha passato il Napoli con tutte quelle defezioni e infortuni, io dico che il Napoli se gioca non c'è partita. Qualora dovessimo vincere questa partita, io non so se giovedì posso venire perché... un poco di problemi. Voglio chiedere una cosa al tifoso Danilo, perché dopo la partita col Barcellona qualcuno si è lamentato, ha detto che il Napoli era stato troppo restio, era stato rinunciatario contro un Barcellona quasi di derelitti, no? Un Barcellona morto, una nobile decaduta. Chi l'ha detto? Poi ieri abbiamo visto il Barcellona asfaltare 4-1 il Valencia. Questo cosa ti, cioè, che reazione ti porta? La reazione mo non la posso fare perché siamo in televisione. Tu sei molto bravo a esticarmi. Che reazione mi porta? Il Barcellona, io credo che l'anno prossimo vincerà la Liga, perché quei calciatori che loro dicono sono calciatori che l'anno prossimo detteranno legge, secondo me pure in Europa. Io ho visto molti, molti calciatori di spessore. In Napoli, ovviamente, se noi pretendiamo di giocare a Barcellona e vogliamo fare partita, io penso che se noi ci vediamo il cricket facciamo una bella figura. Il tifoso Danilo dice, tu lo sai, io non ce la faccio più a combattere con questi tifosotti. Il Napoli ha dimostrato che è una grande squadra e voglio fare una domanda a voi tecnici e giornalisti e tutto. Ma se Dzeko buttava quella palla alta contro l'Inter, noi che stavamo parlando adesso? Sì. Questo è per dirvi che qualora il Napoli non dovesse fare risultato, il Napoli sta sempre là, perché non è che se il Napoli perde... noi usciamo dalla lotta a scudetto. Se il Napoli perde sta sempre là. Questa sera noi ci possiamo permettere, lo faccio sentire male, non so che gente, questa sera noi ci potremmo anche permettere di perdere, stiamo sempre là. Non cominciate a dire Spalletti doveva far giocare Osimhen, Spalletti doveva fare, cioè, ci dovete far stare tranquillo, poi sì, ce la modo mio, certo, c'è da fare sta guerra, va bene, se ne parla a maggio. Si dice anche in Val d'Aosta, ovviamente la maglietta, Carlo, è da notare, la maglietta che c'ha Danilo. Il buon Luigi Necco, come disse Carlo? Milano chiama e Napoli risponde. Eccola qua. Il telefono. È una citazione, diciamo, filosofica, oltre che sportiva, grazie a Danilo Questa Coppola. Questa è la maglietta, vedete? Se inquadrate vi faccio vedere. Milano chiama e Napoli risponde. Ecco, e allora staremo a vedere intorno alle 20:30 il Napoli come sta rispondendo a Milano. Danilo diceva Napoli potrebbe anche permettersi di perdere perché siamo là, e allora a proposito di numeri, classifiche e quant'altro, non possiamo che salutare il patron di Fuslot, Dario Tedisco. Dario, ben ritrovato. Buonasera a tutti, devo dire... non mi aspettavo, devo dire, a dicembre, vi ricordate quando c'è stata quella flessione di punti, non tanto di gioco del Napoli, oggi ritrovarci praticamente a parlare di un Napoli possibile capolista. Devo dire che dopo i momenti altalenanti del Napoli e del Milan, ora tocca al momento di flessione che sta avendo l'Inter. Quindi Napoli deve assolutamente approfittare di questo momento e vincere questa partita. I nostri guristi stanno a Napoli, ovviamente è super favorito, la quota è 1,58, un X è quotato a 4,34, un'eventuale vittoria invece del Cagliari è quotato a 5,82. Partita dove gol e non gol, la quota è abbastanza simile, 1,85 per gol, 1,90 per non gol, ma è partita da over, secondo i nostri quotisti, la quota è 1,80. Per quanto riguarda invece i marcatori, Mertens, marcatore favorito per il Napoli con quota 3, seguito da Petagna a 3,50, Zielinski è a 4,50, i nostri guristi hanno voluto quotare anche Onas, che probabilmente subentrerà la ripresa, a 4,50. Per quanto riguarda invece il Cagliari, da tenere sott'occhio, João Pedro quota 4, seguito da Pereiro 4,50, De Olas 10 e Grassi a 12. La nostra quota particolare di oggi è City sarà eventualmente una delle squadre che colpirà un palo, quindi una quota molto particolare. Sì, 1,80, no, 2,42, quindi credono a un eventuale palo. Ecco, vedo Danilo che dice la prossima volta, Dario, puoi anche quotare se un calciatore andrà in bagno o meno. Fatti dare i soldi direttamente, capito? Ci ho provato e mi hanno detto di no. Fatti dare direttamente i soldi, perché stiamo andando tutte queste sviglio pala, se urte come un cioè proviamo a dare una varietà di gioco. Io so che Danilo, prima di mostrarci le sue quote, fa un'attenta analisi. Dario. Dario fa un'attenta analisi dei numeri e delle statistiche, vero Dario? Stasera puoi anche farci vedere qualcosa, i ragionamenti su cosa si basano, ecco, con cognizione di causa. Certo, allora, innanzitutto ovviamente Napoli in questo momento ha una scia molto positiva,
una delle squadre che ha fatto più punti nelle ultime partite. Il Cagliari è terz'ultima, anche se comunque in netta ripresa rispetto pure a quello che dicevi prima. Pensiamo che assolutamente che il Napoli non si faccia scappare questa possibilità di andare in vetta. Andiamo a vedere anche gli ultimi 5 incontri, il Napoli ne ha vinte 3 e ne ha pareggiate 2, compreso quella di Barcellona. Quindi pareggio Barcellona-Inter, vittoria con Venezia, Sanità e Bologna. Mentre il Cagliari le ultime due, ha fatto nelle ultime 5 un pareggio con l'Empoli, 2 vittorie con Atalanta e Fiorentina e 2 sconfitte con Roma e Sassuolo. Quindi è ovvio che in questo momento, per esempio, il Napoli ha una media punti che è altissima rispetto anche a quelle che sono le competitor per lo scudetto, che ovviamente oggi definiamo in Milan e Inter. Napoli ha una quota, negli ultimi 5 incontri, ha una media punti di 2,60 rispetto all'1,40, diciamo prima del momento di riflessione dell'Inter, e 2,20 del Milan. Questi sono i motivi per cui ovviamente fanno scaturire una quota molto favorevole per Napoli, anche rispetto a quelli che sono gli ultimi 5 incontri tra le due, dove Napoli vede... la si vede vincente le ultime 3 volte, un pareggio e una sconfitta. Ecco, questo è un po' il resoconto di quello che abbiamo detto anche con il direttore Angelo Pompameo prima. Carlo, il Napoli ha una media punti bella alta, dicevi, in questo inizio di 2022 soltanto la Juventus, bene o male, sì, è andata quasi vicino allo score del Napoli. Sì, pensa che, lo dicevo prima, le squadre migliori di questo 2022 probabilmente sono state proprio Napoli, Juventus e Cagliari. Perché il Cagliari? Perché il Cagliari in tutto questo campionato ha ottenuto soltanto 4 vittorie, pensa, in 25 partite, però le ultime 3 sono arrivate nel 2022. Quindi questa è una squadra che comunque comincia a giocare bene. Non bisogna preoccuparsi del Cagliari. No, non preoccupiamoci, non facciamo arrabbiare Danilo. E ovviamente non facciamo arrabbiare neanche quelli che già si stanno prenotando per parlare con noi al telefono 081 728 1414. Già c'è una chiamata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Pronto, buonasera, mi sentite? Certo, sì. Andrea. Buonasera, sono Andrea da Caserta. Ciao. Ti posso dire una cosa? Troppe chiacchiere non dobbiamo fare. Bravo. Non dobbiamo avere paura di nessuno. Bravo, come dice Danilo. Io non l'ho detto. Se quest'anno non dobbiamo avere mai paura di... No, scusa, io saluto anche a Coppola che è un caro amico mio. Salutate. Saluto a Luci che oggi non ci sta e saluto a Carlo. Io sono un membro della famiglia, sono anni e anni che te vengo. Ti posso dire una cosa, il Napoli vince lo scudetto e io non ci sarò più. No. Morirò. No. Il Napoli non deve avere paura di nessuno. Ma per la gioia, Andrea. Io ti posso dire una cosa, Carlo, non dobbiamo avere paura di nessuno. Ma di veramente di nessuno può giocare pure un ragazzo in mezzo al campo, è sempre forte. Io Carlo lo vedo sorridere e oggi non dico i risultati, non lo dico mai. Per scambiare il sì, perché ci stanno certi tifosi del Napoli, non si possono sopportare. Non si possono sopportare, non si accontentano neanche la terra di Camposanto. Io mi arrabbio perché logicamente dico solo questo, abbiamo una buona difesa, un buon centrocampo e abbiamo il tredicesimo uomo, si chiama il signor Spalletti, e il signor Spalletti non vuole perdere. E dico una cosa, io ci metto la vita per il Napoli, ci metto la mia vita. Non voglio più essere arrabbiato. Lasciate in mangio questa nave. Ecco. Chi non può vedere questa partita? È meglio che se non la mangia, apre solo la casa. Bravo. Ha ragione, Danilo. Sì. Grazie Andrea, grazie. Vedi Danilo. Questa ha ragione Andrea. Andrea è un po' il Danilo Coppola tra qualche anno. Ma allora, sì, però voglio dire, scusatemi, ma voglio fare un ragionamento. Ma che ci abbiamo da dire noi su questo? Cioè, io vedo che la gente si arrampica sugli specchi, io non vorrei essere, dice Dani, ma tu, ma che ci sta a dire? Cioè, ma chi di noi pensava che adesso noi potevamo lottare per il primo posto? C'era qualcuno che aveva scommesso all'inizio del campionato? No, il Napoli non l'ha comprato a nessuno. E chi è su tua sebe? E chi si è pigliato una? E mo se ne va Koulibaly, e mo come facci? Ragazzi, ma io non me li dimentico, io ho un taccuino con iPen, tutto scritto, ma anche cane succede. Io due o tre giorni vado in giro per Napoli a pigliare gente che aveva detto... Scusami, Danilo... Che l'aveva detto durante le finestre di mercato. Esatto, durante le finestre di mercato. Che era il ritiro del Napoli a Castel. Ma le finestre... Perché è successo questo? Perché le finestre... Sono state aperte. Non sono di... Beatoino. Ecco Beatoino. Fatto. E allora, ecco. Ritorniamo in diretta. Scusami, lo so che non si fa, però se viene un attimo davanti... Io dedicherei un applauso a Lucio, ciao, Lucio, per ricordarlo così. Ciao.
grazie. L'abbiamo voluto bene tutti. Grazie, Luigi. Insegna agli angeli a scoccare. Ecco. Ma è bello anche lui. Insegna agli angeli a scoccare. Che bellissimo questa cosa. Ritorniamo in diretta, ovviamente stiamo scherzando con Lucio che ritornerà qui al posto di comando di Luna Azzurra Stadio già a partire da giovedì, almeno lo spero, se lo augura anche Danilo Coppola. Certo. Giusto Danilo? No, è perché sennò da Ciaterna sembra andarsi ai piedi. Esatto, no, ma soprattutto a fianco, dobbiamo stare accanto. Allora, si parlava di formazione, farà fuori tutti. No, assolutamente no, ragazzi. Ci volta finita! Assolutamente no. Allora, questo è il clima distensivo prima di Cagliari-Napoli. Carlo, in apertura, diceva l'isola che d'estate ammalia tutti coloro che arrivano in Sardegna. Io direi, speriamo che possa ammaliare anche oggi con un successo del Napoli. Ce l'auguriamo anche perché, Carlo, la classifica è bella corta tra le prime tre. Milan, sì. Inter e Napoli racchiuse in tre punti. Sì, c'è il Milan in testa la classifica con 56 punti. Vedi, è stata preparata anche una grafica grazie a Dario. Andiamola a vedere se ce l'abbiamo così la commentiamo insieme. E dicevo comunque Milan primo a 56 punti, Inter seconda con 54 punti, con una partita da recuperare, però è con il Bologna, comunque non è una partita semplice, e poi il Napoli è terzo a 53 punti, con la Juve che segue poi a 47. E questa è una classifica che ci dice quanto è diventata complicata, no? la lotta per lo scudetto, diversamente dagli ultimi anni, in cui o c'era soltanto una coppia a contendersi il titolo, oppure c'era una squadra che si era già staccata dalle altre. C'è un dato però che mi va a sottolineare, perché oggi l'ho letto e mi è scappato un sorriso. Pensa che il Napoli è la miglior difesa del campionato, esatto, con 17 gol subiti, e ci sono 6 precedenti in cui la squadra con 17 gol subiti ha vinto lo scudetto. Soltanto in un caso non si è verificata questa cosa dopo 25 giornate, era il 2017-18, e esatto, quello era il Napoli di Sarri. Era il Napoli di Sarri, e quindi cerchiamo di non ripetere, Danilo, queste cabale che in qualche modo possono far male al Napoli e ai napoletani. Però, Dario, nella classifica che abbiamo appena adesso visto, le prime 8 rappresentano quelle che a inizio campionato potevano in qualche modo ambire all'Europa che conta? Assolutamente sì. Guarda, io ad avvalere quello che diceva prima Danilo, ricordo molto bene quelle che erano le quote scudetto del pre-campionato. Napoli, adesso non vorrei sbagliare, addirittura era sesto, a pari più o meno con la Roma e la Lazio, quindi veniva dopo le squadre che avevano già accesso alla Champions League. Quindi veramente nessuno di noi poteva aspettarsi a fine febbraio, il Napoli che potesse giocarsi il primato. Anche in virtù del fatto che a dicembre, se vi ricordate, il Napoli aveva avuto una pessima media punti, credo era la squadra che dopo lo Spezia, forse, se non ricordo bene, il Cagliari aveva fatto meno punti in Serie A. Quindi veramente, come diceva Danilo, non c'è nulla da dire. Problemi con il risultato di Dario. Bene, allora ritorniamo da qui a qualche istante, ci fermiamo soltanto per una piccola pausa pubblicitaria, poi scateniamo quello che è il nostro bomber di razza, ossia Danilo Coppola. Restate con noi. 30 minuti all'inizio del match tra Cagliari e Napoli, e, sai, sono arrivati un po' di tifosi. Carlo, ben ritrovato a te, ovviamente, un po' di tifosi napoletani nell'isola sarda, isola sarda che è fortino della Juve. Sì, è il fortino della Juve, ma soprattutto poi leggendo tante dichiarazioni di ex calciatori, di allenatori che sono stati a Cagliari, sentono una forte rivalità contro il Napoli, Danilo. Sì, so perché se lo sai. Non so, Danilo, certo, se ricordi i tanti scudetti giocati tra Napoli e Cagliari. È una delle partite più attese dell'anno. Io mi ricordo che se arrivo con Draghetta a Palau. No, anche a Olbia. Spussa, no, pure a Olbia, se arriva pure a Olbia. Però se devi andare al sud vai a Palau, forse. Sta cambiando il tempo. Prima il Napoli doveva vendere, adesso il Napoli deve comprare. Vedi? Guardate come cagno tempo. Avete visto? Origine. Esatto. Esatto. Perché mo la nave si comincia a salire tutti quanti. Sul carro dei vincitori, vediamo se sale sul carro dei vincitori anche il pubblico di Luna Azzurra Stadio. 081 728 1414, e vediamo subito Carlo al telefono con noi chi c'è. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, sono Corrado. Ciao Corrado. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te, Corrado. Sei d'accordo con Danilo che dice che adesso tutti vogliono salire su questa nave e sul carro dei vincitori? Io, diciamo che con Danilo sono sempre d'accordo, perché poi lui,
insomma, dice le cose giuste anche a modo suo, da tifoso, da sanguigno. Grazie. La persona straordinaria. Grazie, allora, dire, quindi... mi fai emozionare, dopo non ce la facciamo la partita, piano piano. No, e quante emozioni tu vuoi giocare? Vabbè, comunque senti, io volevo dire, sì, sono d'accordo con te per quanto riguarda la partita con l'Inter, perché quella era una partita che si poteva anche perdere, magari proprio quei cambi che tutti quanti chiedevano prima da parte di Spalletti, Napoli la poteva pure perdere. E quindi voglio dire, è andata bene così con il Barcellona, è stata anche un'ottima partita, perché poi tra l'altro su Barcellona ha pareggiato, ma su un calcio di rigore molto molto generoso. E voglio sottolineare, diciamo così, la prova di Insigne, che noi vogliamo sempre i gol dei nostri attaccanti, ma Insigne ha fatto una partita di sacrificio, porca, davanti aveva un dirimpettaio che adesso non mi ricordo come si chiama, capo Adama Traoré, ecco, che ha più memoria, bravo, che è un calciatore, quello che insomma voglio dire, Insigne è stato molto bravo lì a contenerlo, difatti non è che si è visto un granché questo calciatore, in questa specie di 4-4-2 che almeno io ho visto un po' più camuffato da parte di Spalletti, Insigne ha dovuto fare questo lavoro sporco. E sono convinto che se... questo trio di squadre, se noi arriveremo a combattere fino alla fine, sono convinto che Insigne lotterà per darci una grande soddisfazione fino alla fine. Io per salutarci nel modo migliore. Io su questo sono pienamente Corrado, ma sai chi, convinto. Sai chi ha lottato per darci una grande soddisfazione? I tifosi della Salernitana e la Salernitana, perché dicono che a Salerno volevano fermare il Milan per aiutare il Napoli nella sua rincorsa. L'hai sentito? Cosa ne pensi? No, non c'è credo. Cioè, voglio dire, per carità, noi purtroppo... Nessuno ci crede a questa cosa. Nessuno ci crede. No, non ci credo, ma soprattutto perché vedi, io vedo un nord coalizzato in tutto e per tutto, e quindi non vedo un sud coalizzato in tutto e per tutto. La Salernitana doveva fare il risultato per fatti suoi, voglio dire, quindi lui avrebbe giocato così anche con il Napoli, come ha sempre fatto, così come ha sempre fatto l'Avellino, così, voglio dire, quindi il Napoli deve giocare sempre contro tutti. E io in questo periodo, poi chiudo, vorrei almeno vedere un Napoli a completo, guarda, non dico tanto, ma almeno tre partite consecutive. Almeno tre partite consecutive lo vorrei vedere al completo. Eh sì, perché dobbiamo ricordarlo, grazie Corrado che ci ha dato quest'assist. Forza Napoli, ovviamente, Corrado, sempre. Sempre, un abbraccio ragazzi. Grazie. Ciao, ciao Corrado. Ciao Carlo, ciao Corrado. Ciao a tutti. Grazie a Corrado, ci dà un assist e giro subito ovviamente questa domanda a Danilo Coppola. Il Napoli che non ha tutti gli effettivi della rosa da settimane, direi da mesi, ecco, con senza togliere ovviamente i 6 e i ma non si va da nessuna parte, Danilo, ma facciamo questo gioco, togli un po' di calciatori all'Inter per tante settimane, per tante gare di campionato, così come al Milan, come è capitato ovviamente al Napoli, ecco, che classifica poi potremmo avere oggi? La risposta te l'ha data l'Inter quando ha giocato col Sassuolo. Chi ci mancava, Carlo, all'Inter? Ci mancava Skriniar, se non mi sbaglio. Brozovic ci mancava. Sì. Questa è la differenza fra il Napoli e le altre squadre. Il Napoli ha tenuto testa quando ci sono mancate tutte queste persone e a tuttora nessuna squadra ha avuto tutte quelle defezioni, sia per infortuni che per Covid, come l'ha avuto il Napoli. L'Inter è bastato un solo calciatore, /2, è stato fermato. Ma ti dirò di più, contro il Napoli Zielinski ha fatto un gioco sporco perché ha marcato, se non mi sbaglio, proprio Skriniar. E non l'ha fatto più giocare. Fermando questo giocatore si è annullato di per sé anche Lautaro e quindi l'Inter ha avuto difficoltà. Questo è per dirti che il Napoli io vorrei vederlo giocare, sì, come dice Corrado, però non ci stessi sfizio.
Perché se Napoli gioca con tutti i titolari, dice, ma non stavano ancora, cioè già stavano... Hai ragione. Però hai ragione. Non mi fate parlare. Volevo parlare un attimo di questa situazione dei tifosi della sanità. Io non lo so se è vero, ma... Che ne credo pensi, Danilo, che ne pensi? Ti devo dire la verità. A me mi ha fatto piacere, ho visto una sanitana giocare con sangue agli occhi, che nonostante sia ultima in classifica ha cercato di battere Milan, e se stai pure meritando di battere il Milan... quindi se così fosse fa onore al presidente, a chi ha parlato per presidente lui, a qualche frangia di tifoseria. Ovviamente i tifosi estremisti dicono, questo è vero, tutti i tifosi delle squadre, però mi fa onore. A me non dispiacerebbe fare una coalizione, ma pure per esempio con la Roma, con la Lazio, fermo restante che sono tifoso del Napoli, però se devo vedere una cordata del nord e viene a sud a spiglie tifoso oppure a combattere con singolo, noi contro tutti, a questo punto con furbizia, nonostante ognuno mantiene le proprie posizioni e cuore e fede, io mi siederei a tavola tutti i tifosi. Ecco, e allora questo è il pensiero ovviamente di Danilo Coppola, che noi rispettiamo, caro Carlo, perché certo, dobbiamo rispettare anche Danilo Coppola. Tra un po' voleremo virtualmente ovviamente con quello che è lo speaker dei tifosi, Dino Piacenti, mi dicono che è già pronto, e allora ci colleghiamo subito con zio Dino per vedere dov'è. Dino, eccoci. Io lo vedo. Ecco, allora, giusto qualche istante e poi voliamo da Dino Piacenti. Ci sono delle sorprese, ci piace anche il posto dove si trova Dino, non andiamo a spoilerare nulla. È spettacolare. È molto, sì, diciamo che è spettacolare il collegamento, è spettacolare anche il posto dove si trova Dino Piacenti. Parleremo con lui e con, ovviamente, i tifosi azzurri. Ma quelli che sono lì adesso dove sta Dino, Carlo, non ti fanno Napoli. Non sono particolarmente interessati alla partita, no? Non credo, perché altrimenti non sarebbero magari lì. Magari sono lì costretti da vicissitudini familiari. O magari sono costretti dalle mogli, dai bambini, però tra un po' andiamo da Dino. Carlo, sei d'accordo con Danilo che diceva c'è un nord coalizzato e un sud che invece stenta in qualche modo a fare gruppo, unione contro quello che è lo strapotere del nord? Ah, sì, perché alla fine le squadre del nord sono anche quelle che hanno più potere nel cosiddetto palazzo, no? Quindi poi tra simili si va d'accordo, mentre la maggior parte delle squadre del sud non hanno questa parola, questo peso nel sistema. Io penso al sud, penso al Napoli, poi non ci sono grandissime squadre. C'è la Roma un po' più su, e lo stesso Mourinho si lamenta che gli americani non fanno la voce grossa. Mourinho, che ieri ha fatto quel gesto, e chissà quante giornate di squalifica forse gli daranno per quel gesto. T'ha messo la Juve al telefono, era riferito all'arbitro Pairetto, figlio di quel Pairetto lì e fratello di un altro Pairetto che lavora per la Juventus. Invece lui non è fratello, non è parente di Pairetto, ma è sicuramente lo speaker dei tifosi di Luna Azzurra Stadio, Dino Piacenti. Zio Dino, eccoci. Buonasera Michele, buonasera a tutti voi, naturalmente lì nello studio di TV Luna, Luna Azzurra Stadio, e ci troviamo in un posto fantastico. Intanto lasciatemi salutare Lucio Pierri, il nostro capitano, Gabriel e Lorenzo, e noi siamo qui perché siamo in un posto bello, il circo Lidia Togni a Fuoricrotta, che resterà fino al 6 di marzo. E guardate in tutto il suo splendore. Vinicio, benvenuto. Buonasera, benvenuti anche a voi. Ecco, siamo in diretta su TV Luna, Luna Azzurra Stadio. Tra poco c'è la partita Cagliari-Napoli, importantissima ai fini del primato. Tu sei tifoso del Napoli? Come no, ma ci mancherebbe, siamo proprio dei napoletani veraci. Hai capito, napoletani veraci. Allora, caro Michele, cari amici miei, adesso in esclusiva per noi di Luna Azzurra Stadio vi faremo vedere delle chicche, chiaramente non spoilerando tutto, perché dopo dovete venire voi personalmente a vedere lo spettacolo, giusto Vinicio? Certo, e ci sarà tanto da scoprire. Per adesso ci sono i trapezisti volanti, che sono bravissimi. Dino, hanno dato tanto entusiasmo al pubblico di Napoli, perciò vi invito tutti al Fuorigrotta fino al 6 di marzo, ma soprattutto per questo grande carnevale al circo, una novità assoluta. Perfetto, guardate un po' le immagini, Michele, guarda. Dino, ma non c'è neanche la rete sotto. Un po' di immagini dirette.
C'è la rete? Eccoci qua, attenzione, guardate, guardate. C'è la rete di protezione, c'è la rete. Guardate come sono bravi, sono veramente favolosi, Vinicio, sono fantastici. Sono bravissimi, guardate, sono dei campioni come i calciatori che in questo momento si stanno prodigando per ottenere dei risultati come i nostri trapezisti. Pensa un po', io immagino questi grandi atleti, anche i nostri atleti, che ne so, io per esempio Danilo, Carlo, Michele, li vedrei lassù. Io immagino Danilo Coppola lì sopra. Che dice, esatto, sì, sì. No? Sicuramente sì. Io Danilo Coppola per esempio, che ne so, Danilo là sopra a fare queste cose, è fantastico al circo. Pensaci Danilo, potresti essere un grande artista della famiglia circense. Guarda, Danilo, ti aspettiamo, ma trapezista per sempre. Non mi avega partita. Già sta arrivando, guardiamo adesso il cambio, guardate, siamo pronti ragazzi, forza, in modo tale diamo un po' di spettacolo, poi vediamo la linea, tutto in diretta naturalmente, Luna Azzurra Stadio con Dino Piacenti e loro del Circo Lidia Togni fino al 6 marzo qui a Fuorigrotta. Ecco, il riscaldamento c'è e adesso gustatevi qualcosa veramente di bello, di grande professionalità. Eccoli Danilo alla vostra sinistra e Michele Chianese alla destra, e Carlo sta guardando in questo momento, eccoli, mamma mia. Pazzesco, bello. Guardiamo, attenzione. Però guarda che muscoli che ho io. Commentiamo, Vinicio. Ma sono bravissimi, era un doppio salto mortale, ma poi sono dei grandissimi artisti. Doppio salto mortale, bravo Michele, complimenti. Beh, grazie Dino. Anni e anni di preparazione. Attenzione che arriva un altro, ci sono anche delle ragazze. È Colantuono quello. Veramente belle. Forza ragazzi! È Antonio Colantuono, travestito. Ecco, quello è Colantuono. Sì, travestito, sì. In attesa sempre di questo Cagliari-Napoli, amici miei, non lo diciamo, ma se succede, amici miei, siamo in vetta. Ecco, se qua, succede, un altro numero bello, poi venite a vederlo, il circo. Vi porto i biglietti in studio dopo, tranquilli. Grazie, zio Dino, grazie. Ovviamente le attendevamo. Vediamo, attenzione questo, che facciamo vedere quest'altro numero, perché guarda, è incredibile. Guardate un po', sono pronti, adesso c'è questo scambio bello. Il circo, eccoli qua, attenzione. Adesso Danilo si sta sdoppiando tra Michele e Carlo, attenzione. Uno, lo becca. Ma come siete bravi, ragazzi, non dovete fare i giornalisti. Due, mamma mia che scambio ragazzi, complimenti, eh. Ancora, due, tre. Ma lo sapete fare questo voi ragazzi? Non credo proprio. Assolutamente no, assolutamente no. Bravi. Sono bravissimi. Bravissimi, bravi, 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 bravi. Parte l'applauso in studio. Vinicio, noi torneremo tra pochissimo, caro Michele, caro Carlo, è arrivato anche l'applauso in studio, perché c'è un ventriloquo, spoileriamo un po', ma vi farà veramente divertire, che poi ha a che vedere anche con Napoli, no? Assolutamente sì, ma le sorprese non sono finite là. Assolutamente. Cagliari-Napoli, gustiamoci tutto in diretta su TV Luna, da Dino Piacenti e Vinicio, dal Circo Lidia Togni, a Fuorigrotta è tutto, ci risentiamo tra poco. Grazie zio Dino, grazie, grazie, Dino. Grazie ovviamente a zio Dino. Sai Carlo perché l'Inter ha perso ieri? Non ha giocato bene? Non ha giocato bene, e c'è anche una spiegazione in esclusiva soltanto per noi di Luna Azzurra Stadio, grazie agli amici di Fake Page, ce l'ascoltiamo? Sì, sì, sì. Ettore Massa e Massimo Carrino. Un saluto a tutti e benvenuti a Fake Page Sport. Oggi due interviste esclusive. Iniziamo subito a collegarci con Kalidou Koulibaly. Allora Kalidou, sei campione d'Africa. Che cosa hai provato alzando la coppa? Ma è sempre stato il mio sogno, l'ho promesso anche a tutti i napoletani, che alzeremo la coppa campioni, al barista che alzeremo la coppa gelato e al meccanico l'altro giorno che alzeremo la coppa in luoghi. Ringraziamo Kalidou Koulibaly, ma le sorprese non finiscono qui, perché abbiamo in collegamento in esclusiva l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. Allora Inzaghi, come vede la corsa a scudetto? Ma sicuramente molto competitiva. Volevo innanzitutto scusarmi per questo abbassamento di voce, ma ieri sera siamo andati al ristorante, c'era la pusteggia, è stato più forte di me, non ce l'ho fatta. C'erano canzoni come Tammuriata Nera o Sole Mio, e allora lì mi sono messo a cantare a squarciagola e devo dire che il pubblico ha anche gradito molto. Insomma, forse qualche nota acuta l'ho steccata, ma tutto sommato voglio confessarvi che più che vincere lo scudetto a me interesserebbe vincere Sanremo. Ho soldato innamorata! Ah, scusate, già cantà. Ovviamente grazie agli amici di Fake Page, Massimo Carrino, Ettore Massa, sono dei numeri uno, così come numeri uno ce l'abbiamo qui in studio, caro Carlo. Sai di chi si tratta?
di Danilo Coppola. Danilo, sappiamo che il nostro allora, secondo me tu devi avere qualche cosa o mi fa qualche richiesta, perché non si spiega questo fatto. No, numero voglio uno, semplicemente far pace, anche perché Lucio, ma perché ci siamo litigati? Lucio ha detto vedo Danilo un po' triste della mia assenza, quindi no, Lucio ha detto che non gli piace la maglia. Non ti no, piace no, la maglia? Sai perché non gli piace? Perché adesso noi dobbiamo inquadrarti, sì, e sarai tu a dire pronto, perché la gente capirà che potrà chiamare. È bellissima questa cosa. Di solito lo fanno le ragazze, adesso lo fa Danilo Coppola, quindi... Vabbè, mo non dico niente, che modo abbiamo... 081-728-1414, vai Danilo, tocca a te. Pronto! Caro Danilo! Carissimo! Caro Michele, caro Carlo, sono Mario. Bellissimo. Ciao Mario, ciao Mario, ben ritrovato. Allora, si sta presentando uno scenario indescrivibile. Con quello che è successo domenica, a parte i risultati, ma Lautaro Martino ha fatto 3 flop, il Milan è Ibrahimovic dipendente, l'Atalanta è crollata, quindi abbiamo una chance incredibile. Sì. Condivido appieno l'analisi di Danilo, meno del fatto possiamo anche perdere, è vero, possiamo anche perdere, ma non è proprio questo il momento, perché il Cagliari ha incassato fino adesso 47 gol. Quindi migliore occasione adesso per Petagna per mettersi in mostra, e anche un asso, perché Petagna sotto la porta di rimballo è cosa sua, non ci potrebbe essere. Non so se siete d'accordo con me, ma è una chance che non ci possiamo permettere di perdere. Io d'accordissimo con te, ma il barattolo di pittura, perché c'è una vecchia miniminio di colore, la metto tutta azzurra e mi preparo all'evento. Bello, bella questa cosa, mi piace questa cosa. Meravigliosa. Dobbiamo far terminare tutta la vernice azzurra, Mario. Qualcuno ci ama. Sì. Eh sì, eh sì. Va bene, vi abbraccio con tanto affetto. Grazie Mario, grazie. Forza Napoli, se gentilmente dalla regia riproponiamo quelle che sono le formazioni sia del Napoli che del Cagliari, anche perché Carlo, Mario diceva è l'occasione giusta per Petagna e magari anche per un as che però non ha i 90 minuti nelle gambe. No, non li può avere perché ha fatto la Coppa d'Africa, però sappiamo che in Coppa d'Africa non ha mai giocato perché aveva un problema fisico che gli ha causato il Covid, problemi soprattutto cardiovascolari, no? Per questa infiammazione che ha avuto. Tutto risolto, però ha bisogno di tempo per rientrare. Sì, andiamo a rileggere le formazioni. Spalletti schiera un 3-4-2-1, modulo inedito, cioè Ospina tra i pali, Ramani, Koulibaly e Juan Jesus in difesa, Di Lorenzo sulla destra, a centrocampo arretra Zielinski che va a posizionarsi con Demme in mediana, Mario Rui sulla sinistra e dietro a Petagna appunto ci sono Elmas e Mertens. Spalletti si mette a specchio, quindi gioca a tre con 5 centrocampisti, proprio come fa il Cagliari di Mazzarri, perché anche il Cagliari di Mazzarri propone una difesa a 3 e una linea di 4 a centrocampo che poi diventa 5 in fase difensiva. Quindi Cragno tra i pali, Goldanica e Lovato che sono stati recuperati all'ultimo momento perché non dovevano farcela, Altare va a centrale, Bellanova sulla destra, Grassi, De Jola e Baselli a centrocampo con D'Alberti sulla sinistra, quindi non viene più schierato in mediana come era capitato nelle ultime partite, e davanti un ispirato Gaston Pereira che trova Joao Pedro, che è il giocatore migliore, il giocatore cardine del Cagliari, perché ha segnato 10 gol, ha portato anche 4 assist alla squadra e addirittura si è guadagnato uno stage con la nazionale di Mancini. Ecco, 10 gol e 4 assist mi ricorda Baracca del Verona, per la gioia ovviamente di Danilo Coppola, quelli che sono i numeri che hai dato tu, quelli che ho contribuito a dare io, quelli che dirà da qui a qualche istante Dario Tedesco. Vuoi dire qualcosa, Danilo? No, volevo dire riguardo a quello che diceva il nostro amico Mario, 47 gol ha subito e Cagliari, a me mi viene di dire fino ai 50 con una buona salute. Ecco. Poi permettetemi di fare 2 saluti prima che comincia la partita e poi io c'ho da fare. Voglio salutare il mio amico Franco del bar Caffè del Mare e poi c'è un'esclusiva. Sì? C'è un'esclusiva. E per la prima volta mi sta guardando anche mia moglie Elisa, quindi voglio salutare mia moglie Elisa e mia figlia Chiara. E allora noi ci uniamo ai saluti fatti a Danilo Coppola, andiamo in pubblicità, ritorniamo subito con quelli che sono altre curiosità che arrivano da Dario Tedesco, ma ovviamente da Luna Azzurra Stadio.